Venerdì 7 giugno si festeggia San Roberto Vescovo. Il proverbio del giorno è: il caldo di giugno fa raccogliere col pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete. La routine dei giorni scorsi cede finalmente il passo ad una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri e contatti utili, anche per la vostra professione. Toro, siete molto presi dalle questioni di denaro, affari relativamente ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona. Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti. Gemelli, giornata ideale per scrollarsi di dosso ogni residua di apatia. La luna vi esorta a muovervi, uscire, incontrare gente, allacciare contatti e in famiglia cercate di essere più flessibili, accettando per il quieto vivere qualche piccolo compromesso. Cancro, il doppio trigono di Venere nel segno con Nettuno e Saturno rappresenta un'occasione unica per dare spazio alla sensibilità e puntare in alto. In amore cercate di mettervi nei panni dell'amato che non sa come interpretare i vostri silenzi. Leone, presi dal mille pensieri e forti della volontà di concretizzare un desiderio, non sentite ancora il bisogno di concedervi una vacanza. Se siete intenzionati a comprare la prima casa, valutate bene i pro e i contro di una proposta. Vergine, la luna bersaglia Nettuno e chi ci rimette siete voi. Tenete lontani il pessimismo e la sfiducia. Non è il momento di abbandonare i vostri obiettivi. Nel privato evitate di esprimere giudizi non richiesti, lasciate che due amici si chiariscano da soli. Bilancia, se siete alla ricerca di qualcosa di davvero stimolante, non tiratevi indietro quando qualcuno vi proporrà di accompagnarlo in un breve viaggio. Sarà un'occasione irripetibile per stringere nuove amicizie ed ampliare i vostri orizzonti. Scorpione, una strana ed inattesa notizia di corridoio potrebbe mettervi inutilmente in agitazione. Evitate di dare credito alle chiacchiere infondate. Al lavoro meglio rimandare un progetto fin troppo impegnativo al rientro delle ferie estive. Sagittario. Giornata in salita, ma non priva di colpi di scena. Una questione legale che vi trascina ormai da tanto tempo potrebbe risolversi a vostro favore. Dovrete pensare bene a come investire un inaspettato gruzzoletto che rimpingua le vostre tasche. Capricorno, le cose stanno cambiando intorno a voi, ma non siete certo i tipi che si lasciano condizionare dagli eventi o si fanno cogliere impreparati. Buone notizie da un parente lontano, riflettete sulla possibilità di fargli visita entro breve tempo. Acquario, una giornata da incorniciare grazie alla sosta della luna in Gemelli, ideale per dare libero sfogo al vostro desiderio di originalità. Chiacchiere, scambi, spostamenti, il tutto condito con allegria, disinvoltura e divertimento. Pesci, la cosa più saggia da fare in questa giornata di fine primavera è evitare le situazioni conflittuali sia sul lavoro sia in famiglia che con gli amici. Attenzione a non farvi uscire di bocca parole delle quali, a mente lucida, potreste pentirvi.